Ciao raga! Oggi abbiamo deciso di fare la sushi challenge. Ma c'è stata un'incomprensione. Praticamente Katia, quando ha chiamato Iro di Ro, che ci ha gentilmente concesso tutto questo sushi, ha fatto un piccolo errore di calcolo e gli ha chiesto 60 pezzi. Il problema è che loro fanno ogni ordinazione che fai sono 8 pezzi. Esatto. E quindi ci ritroviamo con una media di 480 pezzi. Ops. E non ce la faremo mai a mangiarli, ok? Perché noi ne avevamo chiesti 60, 30 testa. 60, esatto. Ma anche il trasporto è stata una cosa assurda. Ora vi facciamo vedere qualche storia che abbiamo fatto durante il tragitto per portare tutto questo sushi qui da Iro a Ro. Voi siete pazzi. Quanto sushi c'è qua dentro? Ora, non ci sto più, dove me lo metto? Ma devi fare anche te. Ma come anche io? Che non vogliamo rovinare. Raga, non potete capire con quanto sushi siamo in macchina. Sto facendo io la storia perché lui ha le mani in pe... C'è stato un piccolo disguido e ci siamo trovati con 500 pezzi di uramaki. E adesso sushi! Infatti io non capivo, lui mi chiedeva: ma ci stanno in macchina? Avete una macchina grande? Faccio per un piatto? Sì, certo, ci stanno, non c'è problema. Perché io avevo in testa un piatto di questi qua lunghi. Ecco perché gli dicevo in un piatto, ma noi in un piatto non ci stanno. Come non ci stanno in un piatto? Io dicevo boh. No, oh, devo sempre fare danni, è incredibile, sempre. Incredibile. Ragazzi, comunque non preoccupatevi perché tutto il sushi che avanzeremo lo daremo un po' alla nostra famiglia e un po' se lo mangerà Lello K. Che anche lui oggi uscirà con la sushi challenge. Quindi esatto. Alla fine del nostro video, ovviamente non ora perché dovete vedere prima il nostro video, ci sarà il suo nelle schede, nei sondaggi, ovunque. Non so perché ha detto sondaggi, è che ho una fame tremenda, sì, raga. Sì. È tardissimo. E non vediamo l'ora di mangiare. Quindi, bando alle ciance, diamo il via a questa sushi challenge. Sì. Via tutto il sushi che non ci interessa. Che non sparisce, Bubi. Aspetta. Non va, devo farlo io. Faccio io, ok? No, l'ultima volta. Non sei capace, basta solo uno schiocco di dita. Ma cosa? L'ho detto, Bubi. Va bene. Fai fare a me. Ti porto 480 uramaki. Che disastro. Comunque vorrei ringraziare tantissimo Iro Ro, che è il nostro ristorante giapponese preferito. Partiamo con la challenge. Quindi, cos'è? Chi riesce a mangiare più sushi vince. Sì, esatto, okay. Esatto. Ma perché tu hai quelli con la fragola? Tu no? Hai quelli con l'ananas e io li vorrei assaggiare. Se non pregeria! Non è giusto. Allora parto proprio quello dall'ananas. Scambiamolo, se vuoi mi dai uno con la fragola e io ti do uno con l'ananas. Va bene. Partiamo così. Partiamo. Come il video degli scambi. Ok. Grazie. Va bene, buon appetito. Buon appetito! E lei urla così anche quando mangiamo. Anzi, cos'è che dici di solito? Buon appetito, ciao! Ecco, buon appetito, ciao! E non c'è a mangiare, e non ti parla più fino alla fine. Buon appetito, ciao! Ho una fame, raga. Io voglio anche quelli con avocado. Inizia a mangiare i tuoi. In questa challenge ce l'avete chiesto in tantissimi, davvero. E quindi abbiamo deciso di farla. Secondo me perché non vogliono sentirci parlare. Dici? Questo challenge dove mangiamo siamo sempre zitti. E vabbè. E allora diamo un po' ora un pezzo di montaggio velocizzato. Vai. Raga, ma il vostro sushi preferito qual è? Io e Kade prendiamo ad esempio sempre il Tiger Roll. Tiger Roll a vita. Non so se sapete com'è fatto, ma c'è dentro un gamberetto fritto avvolto da riso, alghe, con una superficie di salmone. Cavolo, ma potrei fare il presentatore? No, non sono stato bravo. Kade, comunque così. Ragazzi, se non siete capaci di mangiare con le bacchette... È molto semplice, posso spiegarglielo a fare un tutorial? Allora, in questo modo potete mangiare il sushi con le bacchette. Bene, per fortuna che questo pezzo era stato velocizzato. No, Luca, smettila!
No, perché ormai è andato? No, tutti volevano la mia storia l'altra volta e tu me l'hai velocizzata. E aspetta, e c'è stato un problema, li ho messo sotto la musica. A questo giro la musica non l'ho messa e quindi possono rallentare e ascoltarsi la sua storia. Ma tenere tot minuti di te che spieghi come mangiare. Ora faccio un tutorial su come si usa la forchetta. Praticamente la forchetta... Ma tutti sanno usare la forchetta, ha tre punte, ok? Per usare la forchetta bisogna fare così. Luca, tanto tutto questo pezzo verrà velocizzato. Ma no, anche te! Sì, così no! Fai! Ma sì. Lo monto io! Non ho capito perché tu devi dire sciocchezze. Sì, lo devi montare velocizzato. Ma che okay? Cavolo! No, io dico cose serie, tu sciocchezze. No, devono ascoltare tutti. Comunque, io non ho capito che cosa ci trovate di bello nel vederci mangiare, no? Perché continuano a chiederci challenge riguardanti il cibo. Riguardanti la sushi, ma tantissimi! Non è di quanti commenti riguardanti fate lo la sushi. Lo so, ho letto. Tabubi, assaggiare un altro con la soia, con la soia, con la soia, con la soia. Cosa c'è, Luca? No! Luca! Ingoia, zitto, ingoia! Luca, no! Che schifo! Katia! What we do here is go back, 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 back. Ma un po' di zenzero, Bubi? No. Ce l'hai. Basta, già la salsa di soia sta tutta di wasabi. Guarda che fa benissimo lo zenzero, eh. La prima volta che ho mangiato lo zenzero eravamo a San Francisco. Avevamo preso, eravamo insieme a Marcello, a Scania, a Human Safari, a Singer Friends. E siamo andati al supermercato perché volevamo mangiare qualcosa, no? Avevamo fame. Ed era sera, era tardino. E abbiamo trovato questo supermercato dove vendevano del sushi e siamo andati in una piazza a mangiarlo sotto le stelle, è stato bellissimo. E lì, evidentemente colta dalla fame, ho mangiato anche lo zenzero e da quel momento mi è piaciuto un casino. Che cosa? Il wasabi? E l'hai messo tutto là dentro? Tu mi hai detto puccia! Sono fresco. Io inizio ad essere leggermente pieno. Ma leggermente? Il riso gonfia. No. Basta, sta delirando da sushi, Katia. Raga, non so se capita anche voi quando mangiate tanto, ma ad una certa io mi sento proprio euforico, cioè sono proprio strambo, no? Tu sei sempre euforico e strambo. Ma ora di più! Ma non è che mi accade solo col sushi, proprio quando mangio tanto, sono proprio... Perché arriva la sonnolenza perché hai mangiato tanto, lo stomaco sta lavorando, quindi tutte le energie, tutto il sangue va lì. Quindi io divento euforico e ti arriva la sonnolenza. Sì, ma credo a tutti venga la sonnolenza se mangiano tanto. Infatti dopo di solito si fa riposino dopo pranzo. Io continuo ad insistere. Perché sono un po' pieno, Inizio a far fatica a respirare. Ma quale dieta? Oh. Tu non riesci nemmeno a parlare, tutte e due. Mangio l'ultimo, ma io poi mi arrendo perché non ce la faccio più, sono tantissimi. Però ne ho mangiati tanti, eh. Cioè, guarda, se li riordinassi... È finita? Non ti capisco. Non ti capisco. Non ti capisco. Non ti capisco. E so di wasabi. Non ti capisco. So di wasabi. Non ti capisco. No, se non hai capito proprio da sempre, io non ti capisco. Non ti ho mai capita e Luca! Mai ti capirò. Che cos'è? Bene, quindi abbiamo un vincitore. Sei sazia? Premiami come un re.
E Bubi ha vinto! È il re incontrastato del sushi. Questo elastico non funziona, te lo metto così come viene. Aia, Katie! No, no, Katie! Il mio piercing! Oh. Carino! Che cosa c'è? Niente, mi hai messo la corona al contrario. È proprio carino, guarda, dammi un bacino. Mi hai messo la corona al contrario. No! Bene, raga, questa sushi challenge è finita! Sushi! La sushi challenge! Sushi! Ringraziamo Iroro per averci dato la possibilità di fare questa bellissima challenge. Se volete anche voi andare a mangiare in questo bellissimo ristorante, potete trovare il link del loro sito qua sotto nell'info box. Ricordatevi di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta esce un nostro video. Non preoccupatevi, perché tutte le sere alle 9 usciremo con un video. Sempre un nuovo video. E ricordate di guardare la challenge che ha fatto Lello K, che anche lui ha mangiato un sacco di sushi. E quindi guardatelo. Vabbè, okay? L'abbiamo messo qua, in questa scheda qua, sulla tua faccia. Ma perché ogni volta la metti sulla mia faccia? Qui raga, qui, cliccate. Ciao raga. Ciao raga. Adesso andiamo a fare pizzolino.